Carissimi amici dei pesci, buonasera. Allora, settimana, siamo alla settimana dal 31 luglio al 6 agosto 2023. Vediamo un po' cosa ci dicono le carte, ma nel frattempo ricordo a tutte quelle persone nuove che guarderanno questo video o altri video di iscriversi al canale, spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle cose che facciamo in questa community in questo canale. Per me è una community perché è diventato un qualcosa di pazzesco. E poi, se avete bisogno di informazioni, trovate il mio numero di telefono sotto al video nella voce descrizione. Nel frattempo però concentriamoci a quello che è l'oroscopo settimanale e vediamo per voi del segno dei pesci dal 31 luglio al 6 agosto 2023 che cosa ci dice. Dal 31 luglio al 6 agosto 2023 per il segno dei pesci in questa settimana quali sono le novità? Che cosa dobbiamo sapere? Oddio. In questa settimana c'è un conflitto bello forte che porta comunque sia a una rottura. Diciamo che da questo conflitto voi avrete le vostre soddisfazioni, ci saranno delle situazioni spiacevoli che emergeranno, ci sarà un qualcosa che cambierà al negativo, ma otterrete le vostre soddisfazioni, ok? Con le difficoltà, con tutta la situazione magari pesante che si può andare a creare, con tutte le problematiche, ripeto, che si possono andare a creare, però otterrete le vostre soddisfazioni. Probabilmente questa situazione che emerge, negativa che emerge, riguarda un passato, un recente passato. Qualcuno probabilmente non vuole un vostro nuovo inizio o non gradisce quello che state facendo, ecco perché cerca di crearvi delle difficoltà. Ma andiamo a vedere per il segno dei pesci questo 7 di spade rovesciato dal 31 luglio al 6 agosto 2023, quale informazione vuole darci di più? Questo conflitto, questa rottura c'è perché dovete andare verso una tranquillità, verso una serenità, l'armonia della famiglia, della coppia o l'armonia di qualcosa, e quindi è come una lotta, è come un mettere dei puntini sulle i su determinate cose che non vi vanno più bene. Quindi cercare di prendere degli accordi, ma non solo, cercare di tirar fuori quell'inquietudine che c'è su un qualcosa che probabilmente ne siete a conoscenza ed è arrivato il momento comunque di parlare, per arrivare ad avere la vostra serenità, la vostra fortuna, il realizzare oppure il far venire fuori quel qualcosa che deve venire fuori, ecco perché avrete le vostre soddisfazioni. Vediamo questo 7 di coppe, quindi è una lotta, è come una lotta a portare giustizia comunque a voi stessi. 7 di coppe per il segno dei pesci dal 31 luglio al 6 agosto 2023. Cosa vuole dirci di più? Quale altra informazione vuole darci per questa settimana? Sì, sì. Ci sono proprio delle gratificazioni, magari possono essere delle situazioni che riguardano un blocco economico e quindi ne parlate, che potrebbero essere situazioni magari eventualmente anche a livello lavorativo, ma non solo. Ci lottate proprio per avere la vostra serenità o perché avete capito di un inganno o perché vi è stata raccontata una bugia e c'è da prendere in merito una decisione. Deciderete in un certo qual modo, o meglio, la decisione esatta che deve essere presa è quella di chiudere definitivamente con una determinata situazione. Ecco perché avrete le vostre soddisfazioni. Vediamo questo 9 di coppe rovesciato, non 9 di coppe, scusatemi, 9 di bastoni, cavaliere di bastoni.
rovesciato, 9 di bastoni rovesciato per il segno dei pesci dal 31 luglio al 6 agosto 2023. Quale altra informazione vuole darci? Ci sono delle novità che emergeranno per voi dei pesci. Se si tratta di coppia, qui c'è un qualcosa che va a incrinarsi, dovuto magari alla presenza di un'altra persona, e quindi è giusto dire le cose così come stanno. Se si tratta invece a livello di lavoro, c'è qualche problematica con dei colleghi o il vostro capo, il vostro responsabile, dove dovete cercare di farvi aiutare da qualcuno per sistemare una determinata situazione. Però vedo proprio un qualcosa che va a incrinarsi, un qualcosa che va comunque a rompersi, perché andrete a chiudere un certo tipo di rapporto. 5 di spade, quale altra informazione vuole darci per il segno dei pesci dal 31 luglio al 6 agosto 2023? Vediamo in merito a queste difficoltà. C'è qualcuno che magari si mette in mezzo, ma si mette in mezzo per portare l'acqua al suo mulino, quindi per avere quel qualcosa, la persona che si mette in mezzo. Potrebbe essere una persona che magari vi sta vicino, che cerca di agire alle vostre spalle, dove dovete completamente eliminarla dalla vostra vita, quindi chiudere e allontanarvi, risolvere velocemente la problematica, ok? Risolvere completamente la problematica, e anche se questa cosa magari vi porta insoddisfazione, ma più che insoddisfazione, come sono insoddisfatto di quello che sta succedendo, sono insoddisfatto di come sono andate le cose, perché probabilmente non ve lo aspettavate, ma otterrete comunque delle ottime notizie. Vediamo questo 2 di denari rovesciato, quale altra informazione vuole darci? Per il segno dei pesci dal 31 luglio al 6 agosto 2023. Allora, queste problematiche sono proprio per il nuovo inizio, perché voi deciderete di prendere, di intraprendere comunque una nuova strada, ok? Con la rabbia, perché deciderete, come già vi ho detto, di chiudere con qualcuno, perché ci sarà proprio un qualcosa che porterà a una discussione dove andrete proprio a chiudere il rapporto, chiuderete definitivamente una determinata situazione. Inizierete un qualcosa di nuovo, una nuova conoscenza o proprio qualcosa di nuovo, semplicemente per il vostro benessere fisico ed emotivo, ma dovete parlare ed essere chiari in merito a una determinata situazione. Vediamo come termina, come si conclude questa settimana dal 31 luglio al 6 agosto 2023 per il segno dei pesci. In merito a situazioni di un passato, di un recente passato, ci sono dei dubbi e comunque vivete una situazione altalenante, ci sono delle scelte da fare, ok? Porca miseria, queste scelte ne si deve parlare, cioè prima di andare a prendere delle scelte, infatti non sapete che cosa scegliere, che cosa dover fare, dovete schiarirvi probabilmente le idee, i pensieri, insomma quello che frulla nella vostra testolina, ma dovete parlare con qualcuno. Arriverà la vostra vittoria comunque, se avrete queste comunicazioni, se cercherete di chiarire qualcosa, perché emergeranno comunque delle novità. Anche se ci sarà una discussione o queste comunicazioni possono portare a dei litigi, metteteci la vostra calma, la vostra pazienza, ok? Perché la vostra vittoria la otterrete. Probabilmente perché nella situazione che o sapete o che volete chiarire ci avete visto lungo, e la vostra vittoria la otterrete perché sapete perfettamente dove andare a puntare, ok? Questo è quanto, carissimi amici dei pesci, un abbraccio, lasciate un like al video e vi auguro una buona serata.